una parte che anziché andare davanti al giudice si rivolge ad un organismo di mediazione e quindi anziché avere davanti a sé un giudice avrà presumibilmente un mediatore. Ve lo dico tra pochi istanti, dopo avervi aver condiviso con voi un passaggio logico. Credo che ci sia qualcosa che non vada in un rapporto contrattuale che ho sottoscritto ad esempio con un committente. Credo che i patti concordati non si stiano rispettando. Questa è la mia percezione. Penso quindi di avere delle ragioni per cui manifestare alla mia controparte una doglianza. Ti stai comportando male, non mi stai rispettando, c'è qualcosa che non va, non mi stai pagando, stai utilizzando una parte di un mio testo, c'è qualcosa che non va, mi rivolgo all'avvocato. Mi rivolgo all'avvocato, l'avvocato mi ascolta e deve, perché questa è la sua funzione, trasformare in un diritto soggettivo, se possibile, la mia doglianza. Allora io ho un problema, non sono un giurista, sono un libero cittadino, posso fare qualcosa per il mio problema? Ne parlo con un amico, cerco su internet, come diceva l'avvocato Riprandi poco fa, e dopodiché se voglio essere veramente sicuro, se posso fare qualcosa, vado all'avvocato. E l'avvocato apre il codice, cerca la norma, si confronta con l'impianto giuridico di riferimento e verifica che cosa c'è di più vicino sotto il profilo giuridico al caso che ho a lui rappresentato. Non è mica detto che il diritto coincida esattamente con la mia posizione. Cercherà di trovare una posizione giuridica quanto più vicina a quella che io gli ho rappresentato. Ecco che viene trasformato un problema che genera un bisogno, cioè il bisogno di risolverlo, in un diritto soggettivo che genera invece, che sposta come in un come sui binari del treno, no? Quando a un certo punto c'è lo scambio e c'è un bivio. A sinistra c'è il bisogno, ad esempio, e a destra il diritto. È molto difficile avere uno scambio a tre e riuscire a prendere il percorso centrale che è quello dove il diritto e il bisogno coincidono, sarebbe straordinario. Ancorché non risolutivo del mio problema, però intanto sarebbe già straordinario. Ecco che l'avvocato mi porta sul binario del diritto, ma è il suo lavoro e la sua formazione. Oggi l'avvocato però, se avverte una distanza, un gap tra il binario del diritto e il binario del bisogno, può anche, da quando esiste la mediazione, portarmi lui sul binario del bisogno. Essere lui a dirmi, prima di andare in tribunale, andiamo dal mediatore. Perché dovrebbe dirmi questo? E perché, se non me lo dice lui, dobbiamo cercare di indurlo noi a dircelo? O a convincerci che non sia invece questo il nostro interesse? Perché esiste la possibilità di non far valutare il mio problema, la mia controversia ad un giudice che per ruolo dovrà valutarla solo ed esclusivamente sotto il profilo del diritto. Esiste la possibilità di farla valutare, o meglio, di valutarla, la mia problematica, con la mia controparte, aiutato da un mediatore, il quale terrà il diritto soltanto sullo sfondo. E la prima cosa che dovrà fare è ascoltare i miei bisogni.